25 dicembre 1977. Muore a Corsier-sur-Vevey Charles Spencer Chaplin, meglio conosciuto come Charlot. Sceneggiatore, compositore, produttore cinematografico, ma soprattutto interprete di spicco dell'era del muto, è probabilmente l'attore più famoso dell'inizio dell'era hollywoodiana. Non ha un carattere facile suo padre? No, non molto. Come si comporta con voi di casa? Con i bambini è formidabile. Li fa ridere con nulla. Che tipo è in casa? Penso che sia come tutti i papà. Geraldine, non ha mai parlato con lui di quello che lei vuol fare? No, cioè sì. Mi rispondeva che ci vuole l'istruzione. Per lui la scuola è l'unica difesa. E i bambini devono soprattutto preoccuparsi di studiare. È severo? Sì. Non molto, ma è severo. Come mostra questa sua severità? Soprattutto per quanto riguarda l'istruzione. Era severissimo quando prendevamo cattivi voti. Ci puniva. Per le altre cose, non molto. Quando le capita di pensare a suo padre, come lo vede? Un signore con i capelli bianchi. Non so. Non fa più film da un certo numero di anni. Da Un re a New York. Sì, da 10 anni, credo. Come mai? Ha scritto le sue memorie e ci sono voluti 7 anni. Tutto questo tempo? Sì. Ha lavorato a lungo. Dunque, se non ha fatto dei film è perché ha scritto le sue memorie. Ma ora che sono state pubblicate, farà qualcos'altro. Sì, credo che stia lavorando ad una sceneggiatura. Non sa quale? Mi pare che voglia fare qualcosa con mio fratello maggiore, il mio fratellastro Sidney. Ma non so bene. Sono certa comunque che lavora a qualcosa, perché deve lavorare. È un uomo che non può starsene senza lavorare. Si sente male se non lavora.